La nostra preoccupazione più grande è quella delle nostre famiglie, per le nostre famiglie, perché nessuno ci ha detto che fine faremo e nessuno ci ha detto il percorso che prenderà l'azienda dopo la liquidazione e se ci saranno possibilità di essere riassorbiti oppure se dovremo cercarci a 52 anni un lavoro dove si sa benissimo la situazione in Italia quella che è e quindi sperare che qualcuno abbia pietà di noi. A questo punto resta solo quella parola, pietà per noi, perché siamo disperati, abbiamo una situazione dove l'azienda è completamente mancata nei rapporti con le persone e col personale, perché non è una questione che manca il lavoro, la questione è che sono stati amministrati male questi soldi e adesso ci troviamo a pagare noi. Giusto per far capire che il sindacato sta facendo fronte comune per una causa giusta e per un'ingiustizia fatta dai comuni. Noi confidavamo in questo percorso che era stato siglato e purtroppo ci siamo dovuti rendere conto che dietro a determinate situazioni c'è solo vergogna e non c'è la considerazione di quello che sono le famiglie, le persone. Quindi per noi il traguardo, l'obiettivo è comune, comune alla CISL, comune alla CGIL, perché noi dobbiamo cercare di far sì che queste 39 famiglie trovino una giusta ricollocazione in un ambito pubblico, perché è giusto che sia così. Abbiamo detto in più salse che è un'attività fatta per la collettività, è un'attività che insieme ad altri non si è mai fermata. Questo è il lavoro che non è.